Senti, ti va di rimanere con noi nel tavolo dei pazzi? Molto volentieri. Allora, prego. Prego, Gaia. Allora, fra due cavalieri. Grazie, ecco, bravo. Frank Matano, piacere. Gaia. Caramara. Lui è Francesco Paolantoni. Molto piacere, Gaia. Quasi attore, insomma. Posso sapere come mai hai scelto Tokyo? Sei particolarmente legata a questo? Siediti, però stai sedendo. Fare... Tentato. È un augurio, vorrei tanto andarci. Ma non sei mai stata a Tokyo? No. No. No, no, neanche io. Però si possono utilizzare le canzoni per visualizzare. Ah sì, certo. Per viaggiare. No, un obiettivo, futuro. Io sì, è molto bella. Tu sei stata a Tokyo? Certo. Bugiardo. Io ho girato mezzo tre quarti di mondo. Ci sono stato quando facevo le rivoluzioni solari. Ah, sì. Un genio. Allora, voi sapete, Frank, tu sai questa stupidaggine? No. Allora, io ho lavorato per anni con Paolantoni, tutta la vita, sulla critica, il calcio, eccetera. Allora, ogni tanto... Ora qui mi verrebbe da dire, ma non posso dire... No, puoi. No, imbecille non posso dirlo. No, perché? Imbecille posso dirlo? È ironico. Francesco, ci vediamo... Senza offesa. Senza offesa. Ci vediamo domenica. L'imbecille dice, non posso. Devo andare. E ti dicevo una località del cavolo. Comunque sono stato in Siberia. No, in Siberia, bravissimo. Perché lui aveva un mago... Un astrologo. Che gli diceva che quel giorno di quell'anno, scientificamente, calcolato, gli astri, veramente. Ovviamente il mago aveva anche un'agenzia di viaggio che vendeva quello è un particolare, che biglietti aerei, e andava, vendeva i soldi per questi consigli. Quindi, no, per i viaggi. No, lui perdeva i soldi, perché non lavorava. Lui perdeva che non lavorava quel giorno, spendeva perché andava dove gli diceva il mago. Però succedeva in un punto in cui a una certa ora precisa, passano tutti gli astri a favore. Sì. Per tutto l'anno successivo. E funziona, ti senti meglio? Guarda lì, funzionissima. No, non c'è mai stata una prova del 9. È una faccia rilassata. Da quando non lo fai? E la cosa divertente è che stavi un giorno. Sì, bastava. Cioè, non è che dici che se andavi in un posto, ma stava devi stare con ogni compleanno. Se era lontano, c'è un turismo delle rivoluzioni solari. Smettila. Ma cioè, stai là. Date retta a ste robe. Gaia, cosa stavi dicendo? No, che oggettivamente è vero. Cosa oggettivamente? È vero, perché quando tu passi in un certo. La tua rivoluzione solare, che dovrebbe essere il tuo compleanno, in una certa longitudine e latitudine, geolocalizzazione, il cielo in quel momento potrebbe aiutarti per l'anno che quindi in realtà è proprio quello, ma è quello che noi discutiamo. Sta, è che tu sei andato per anni, sì, ma ti ha portato bene. Scusa, però se guardiamo dove è arrivato, secondo me dove è arrivato, no. Allora, guarda, ha ragione, bravo, se non aveva mi hai fatto è la qualità vediamo dove è arrivato, perché lui ieri sera ha invitato Arlecchino. Allora, guardiamo l'imitazione. No, è un servitore di due persone. È stato bravissimo. C'è anche Sole Tognazzi che fa la regista. Guardate la strepitosa. Perché è vero, bisogna dire la verità. Quando è vero, è vero. È stato bravissimo ieri a tali e quali, ha imitato Arlecchino. No. Bravissimo. Guardate, guarda che bello. Guardate Arlecchino di Paolo Antoni. Ci volevano gli astri. Carnevale. La rivoluzione solare. Vedi Gaia, Mara, vorrei il tuo sostegno. Dovete far arrivare la rivoluzione solare. Il tuo sostegno. Ma che è giusto, il carnevale ha fatto Arlecchino. È forte. Quando Mara dice più volte la stessa parola. Guarda là, è uguale. È cominciato il carnevale. Valeva la pena di avere gli astri messi giusti per fare sta roba qui. Sì. Valeva la pena, voglio dire. Bambini, che se ci state guardando, non vestitevi così a carnevale. Allora, c'è il Golden Minutes. Balanzone. C'è il Golden Minutes. Golden Minutes. Nino, lo vuoi lanciare tu, Golden Minutes o l'apo? Le metà è monsieur. Metà monsieur, ce soir. Pubblicità. No, 60 secondi, non è pubblicità, sono 59 secondi. Vai. In onda? Sì. Siamo in onda, grazie Simone, siamo in onda. Prego, hai visto. Signora Corriade, le è piaciuto Arlecchino?
Guardi, io non so, c'è questa moda del travestimento. A me l'uomo vestito da donna non lo se lo dice sempre, questa cosa lei lo dice non sempre. Non lo capisco. Sì. Vabbè. Lapo, che c'è? Lapo, cosa ti piace il tavolo di questa sera? Sì, alla Factory stasera si va veramente al top. Vedo Frank grandi, era già venuto, è tornato. Ma io conosco bene Alberto perché no, Frank, tutti non i giorni Alberto, no. Con la vita in diretta. Non è lui! Anche l'altra volta, non è lui, Frank. Omonimo, ma è il fratello. No, 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 però è omonimo. Siete uguali, due gocce di metano, veramente. Bravo, non vi assomigliate. Lui è ora lo collego, è il player dell'energia. Sì, dire, Frank Metano che si occupa di energia green, certo, che è diventato famoso con le pompe verdi. No, ma green. Non è così, ma insomma. Vabbè. Però sono due ragazzi. Parliamo da Herbert Ballerina. Eccomi. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Se, perché no. Reprimere un ragazzo che vuole ballare? Cioè, non c'è nulla no, di male. Il nome... Tipo Billy Elliot. Esatto. Bravo. Ma sarebbe ballerino, allora. Ma io sono scelte che io... Ognuno è giusto no. Che facci quello che si sente. Siamo nel 2023. No, 24. 24. 24. Sì, se fai l'aggiornamento. È tutto gennaio per decidere se però, puoi entrare. Però per informarti, siamo nel 24. Sì, dipende da che sistema operativo hai. È 23 più 1 a scadenza. Vabbè. Gaia fortissima in radio. Tokyo. È una io la conosco dai tempi della Pegaia. No, non c'entra niente. Devo dire che mi è piaciuta molto perché Fioco, a dispetto del titolo, si sente bene ed è orecchiabile. Sì. La canzone mi è piaciuta. Tokyo, bella. Tokyo, bella. Cioè dire, e poi brillare. a me è piaciuto perché... Bisogna farlo. Te l'ho detto. Bisogna brillare. Che tu sei una signora. È un bel messaggio. Vabbè, cambiamo il messaggio. Allora, a me è piaciuto. Va bene. Sole? Maria Sole. Tognazzi. A me è piaciuto. Vabbè, sono scelte. Quali? Sole che male accompagnata. Quindi no, no. Non entriamo nel privato. Come regista... Io credo che il film è il nome. Abbia molto da insegnare, si possono fare tante cose in 10 minuti. È bello, mi è piaciuto quando anche dice hai fatto l'amore 18 anni con la stessa persona, cosa viene fuori? Ecco. Dopo 18 anni assolutamente impreparato. Vengono fuori due. Credo. Però è preparatissimo. Andrò a vedere tutta la serie. Senti, invece Matteo Guarisi e Lucrezia Beccari? Difficile. Si occupano di pattinaggio sul ghiaccio. Conosco Don Matteo che... No, Don Matteo, non è Don Matteo. Sacerdozio e sport. No, la ragazza... Non è Don Matteo, è vicino a Frassica, ma non è Don Matteo. Non c'è, lui è Matteo Guarisi. Posso anche improvvisare. Okay. Poi, no, però non farlo. È la tua ragazza. No, niente, è la sua... ragazzi... Non ce la facciamo. Allora. No, la comunque sport è la pagina di sport della Factory. La mia domanda era se ti piace il pattinaggio su ghiaccio, se lo sport che sei. Sì, sì, il ghiaccio sta bene su tutto, perché sappiamo, però sono quelli che vanno per esigenze televisive a zigzag. No, non sono esigenze sportive. Esigenze televisive. Vabbè, io credo che lo facciano per anche fare spettacolo, perché no! invece di andare dritto, sicuro. Un po' anche impegnare il tempo, comunque. Non si capisce mai chi arrivi primo. No, non è una gara! Non è... Ciabatta su ghiaccio uno, ciabatta su ghiaccio. Facciamo così. Lo scorso 11 gennaio, gli europei di pattinaggio artistico in Lituania hanno vinto la medaglia d'oro che abbiamo visto prima. L'hai già chiusa per paura che non la tocchiamo, la facciamo passare. Ma che bello. Sì, certo. Allora, fra voi due quanti anni ci sono di differenza?
Ci sono 15 anni. Che sono mica pochi, perché Lucrezia quanti anni hai? 20. Ragazzi, 20 anni. Che bello. Che meraviglia. Averli avuti. Conto, che pari, allora, per first. Che meraviglia. Coppia d'artisti. Allora, partiamo da una base d'asta di 15.000 euro. Non sarebbe male, comunque. Non sarebbe male. Appena è una buona base. Qual è il tuo sport, invece, Frank? Calcetto. Un po' di calcetto. Medaglia d'oro di calcetto. Ho vinto il campionato negli Stati Uniti d'America. Mi chiamavano Tori, perché non sanno pronunciare Totti, visto che mi chiamo Francesco. Ed è andata molto, molto bene, perché sono tuttora molto scarsi a giocare. Tu sei italo-americano? Sì, mia madre è americana e mio padre è carabinieri. Invece Gaia è italo-brasiliana, perché sua madre è brasiliana. Sì. Ah, wow. Bella donna. 50-50. Scusa, e tu sport hai fatto in Brasile qualcosa? Allora, calcio, ahimè no. No, in calcio no. No. Brasile. Però facevo nuoto, ginnastica artistica. In Brasile? No. Ah, ok. Qui. Qua. Ok, io pensavo che ci fosse un link tra di noi. No, ho capito che tu pensavi che ci fosse un link. Si vede che tu stai, pensando che ci sia un link. Ma non c'è. No, no, io, no, volevo, si vede, io ti dico. Era per favorire la conversazione, era per temi di esperienza. Alla fine sono 10 minuti. Bisogna provare tutto. Francesco. Io sono italo-napoletano. No, Francisco. Mia mamma napoletana e mio padre italiano. No, italo-spagnolo, lo sappiamo. Appunto. Napoletano, quartiere spagnolo. Esatto. Devo sempre spiegare ogni volta che si, perché si chiamano quartieri spagnoli, non ce la faccio più. Vabbè. Sono radici, curiosa comunque, però, di sapere se gli alieni... Ah, questo ne parliamo tra un attimo, aspetta, perché prima... Perché volevo... non ci ho dormito stanotte. No, no, ma è successa una cosa pazzesca. Adesso, io volevo far vedere le immagini, invece dedicare le immagini a Matteo e a Lucrezia di questo oro. Prima, pensate, questa è la prima medaglia internazionale che conquistate insieme. Sì. La prima, quindi importantissima. Il nostro è un progetto nuovo. Io ho patinato 10 anni con un'altra ragazza, dopodiché alla mia età si smette di patinare. Davvero? Ma io ho una testa durissima. Cioè a 35 anni si smette? Più o meno 30 anni si smette di patinare. Ho avuto questa idea di continuare a patinare. Tu hai fatto 3 Olimpiadi? 3 Olimpiadi, sì. E prima patinavo a rotelle. Quindi, diciamo, come Simona, anche lei patina a rotelle. Ma infatti gli ho proposto prima di fare coppia insieme, ma mi ha rifiutato. Non capisco. Non mi sembra il momento. Patinatore sul ghiaccio e gli arresti li fai... Nel tempo libero. Cioè, non fai, fermate quello scippatore. nel tempo libero, o quando fa molto freddo. Okay. Guarda Simona sui pattini, come la giudichi? Come la giudicate? Mia, ma dove l'avete trovata? Abbiamo tutto. Beh, il fisico direi che è perfetto. Perfetto, sì. Bei tempi. Dai, ancora adesso. Allora, vediamo, intanto vediamo gli europei, l'oro di pattinaggio degli europei. Vai. Bene. Bravi. Arriveranno fino a Milano Cortina, quindi. E chiediglielo. Arriverete fino a Milano Cortina, no? Sì. Questo è il progetto. Senti, ogni tanto li devo togliere perché devo fare Matteo, Matteo, ma se tu adesso non so se dico una scemenza, se tu arrivi a Milano Cortina è un record, per gli uomini, sì. Fare 4 Olimpiadi. Il primo uomo a fare 4 Olimpiadi invernali, parliamo di pattinaggio. Non a vederle, è un buon obiettivo. Farle. Ma più che altro la cosa bella è che saranno a Milano. Quindi giocheremo in casa. Ed è stato anche un po' questo il motivo per cui ho continuato a pattinare. E ho deciso di buttarmi in questa avventura, perché era proprio... Lei non ha mai fatto coppia. Dopo un anno e mezzo che ha fatto coppia, ha raggiunto già questo risultato. Perché tu, Lucrezia, hai pattinato... quando hai cominciato a pattinare? Ho iniziato quando avevo 6 anni e mezzo, più o meno. Quindi per 13 anni hai pattinato da sola? Sì, ho provato già a fare coppia. Facevo coppia di danza quando ero più piccolina. E poi avevo provato coppia di artistico, solo che ho avuto un incidente. Un sollevamento, sono caduta e mi sono spaccata il ginocchio. Quindi poi ho deciso di continuare un po' da sola. Uno dice ho deciso di smettere, invece no, ho deciso di continuare. Assolutamente. Tu anche hai fatto pattinaggio sul ghiaccio, no? Sì, un giorno? No, forse un minuto. Perché siccome vivo la vita come segnale, io ho sciato tanti anni, dice andiamo a provare il pattinaggio artistico. E quello prima di me si è provato i pattini, si è dato la spinta, è caduto in avanti e si è spaccato tutti sti denti che andavano sulla pista. Anche io che venivo dopo ho bloccato, così sono, ho fatto
180 gradi e sono ritornata indietro, che l'ho vissuta come un segnale, dico se si è fatto male questo è meglio che questo. Però quando ti rompi i denti, quando ti rompi i denti il ghiaccio aiuta, eh? Ho capito. No, no, per il dolore. Che aiuto, poverino. Pronto soccorso immediato proprio. Pronto soccorso immediato. Immediato. Pronto soccorso immediato, ma io sono uscita e mai più si è visto. Naturalmente mia figlia ha fatto pattinaggio artistico alla Gorà tanti anni e guardo sempre in televisione perché ho trovato. E come ti sei trovata nel pattinaggio 2, Lucrezia? Molto bene, direi, vabbè, lui, con Matteo. Ti deve sopportare però, questo va sottolineato, perché che non è proprio... Per quanti anni? Tu eri con Nicole Della Monica, no? Io ho pattinato 10 anni a rotelle con Sara Venerucci, 10 anni su ghiaccio con Nicole Della Monica, adesso è 1 anno e mezzo che pattino con Lucrezia, però penso di andare in pensione prima. Non però so se raggiungerò mai 10 anni. Se le tratti così... Poi finiscono i rapporti, fai vedere la foto. È vero. Fai vedere la foto. Guardando la fotografia, effettivamente. Cioè, la sta lanciando. Si è presa 5 minuti di pennica qua e stava dormendo. Sì, lei, mi rilasso. L'ho solo spostata. Sì, è un rapporto burrascoso. Dedichiamo queste immagini alla loro carriera. Prego. Bravi. No, è un'emozione pazzesca. Sì. Ma mi dispiace. Il surriscaldamento globale mette a rischio il vostro sport. Certo. No, perché facciamo il ghiaccio finto. Oh, allora fanno bene quelle cose. In realtà esiste il ghiaccio finto che si chiama Glice ed è un plasticone. E la differenza è meglio e peggio? È tanto diverso, tantissimo. Infatti tante persone dicono, a noi ci capita anche di andare a fare degli spettacoli dove ci ritroviamo una superficie di plastica invece di quella ghiacciata che siamo abituati. Fare un diverso. Vabbè, non è finito. E noi diciamo... No, vuoi vedere dove vuoi arrivare? No, non avevo nient'altro da dire. Gaia vuole scappare, vero? Vuoi andare via? No, assolutamente. No. Me la sto godendo da spettatrice, devo dire. Molto bello. Sì, meno male. Poi loro bravissimi, veramente complimenti. No, ma poi lo sport, scusa, non è emozionante tutto il sacrificio di una vita? Guarda che sì, io... Infatti non so quanta dedizione... Un anno e mezzo ma perché lui è romagnolo di Rimini. Ma è davvero? Tante piadine. È quella la testardaggine. Ma la piada è meglio sottile o è meglio più alta? Perché io ho sentito che a Cesena la fanno un po' più alta. Cesena più alta, però loro la mangiano sottilissima. Sottile. Sì, sottilissima. Gaia, dopo il secondo posto a X Factor, hai vinto Amici di Maria De Filippi, salutiamo Maria. Maria, sì. Potenza. Maria è una televisione brava, a sé. Brava, lei sa proprio farla. È una televisione a sé. Sì. E poi partecipazione al Festival di Sanremo nel 2021, Cuore Amaro. Poi hai aperto l'Oro Nero Tour di Giorgia. Sì. E lo scorso autunno sei stata protagonista anche dell'opening di Elodie. Sì. E lì dimostrano tra l'altro che cosa due donne possono fare insieme. È stato molto bello perché è nato in maniera estremamente naturale e lei è speciale, è una donna fortissima con un grande carattere, quando vuole qualcosa riesce ad ottenerlo. Siamo andate a fare a cena e io le stavo raccontando un po' del mio momento soprattutto emotivo, devo dire, rispetto a quello che stavo vivendo con il lavoro, eccetera. E le avevo chiesto una mano, un consiglio, anche banalmente una cena per scambiare un paio di idee. E il giorno seguente lei da quella cena mi ha chiamato, dopo quella cena mi ha chiesto ti va di aprirmi il tour? Perché mi aveva sentita appunto un po' giù, volevamo fare qualcosa di insieme. Lei ha smosso Marie Monti perché potesse succedere lei, il suo team e il mio team sono stati veramente pazzeschi perché questa situazione, questo tour potesse accadere insieme. Complimenti e a te questa immagine. Siamo Mara, era X Factor. È brava Gaia, forte. Brava, molto brava. Molto brava, bella, c'ha tutto. Che cos'è la giga? Sei molto gentile. Cos'è la ginga? La ginga? Allora, il termine ginga veniva... Veniva usato soprattutto per descrivere il modo in cui Pelé danzava. Il calcio che faceva Pelé, il modo di in cui lui danzava, non giocava. E secondo me avere ginga nella vita è sapere avere un po' quel polso, anche quel... Diciamo, essere pronti un po' anche all'ignoto, saper gestire le situazioni all'ultimo, avere un po' un savoir-faire di un certo tipo. E tu ce l'hai. Ci si prova. Te la senti. Sì, sì. Senti, ma sei appena tornata alla Brasile, mi hai detto prima. Sì, sono tornata, vorrei tornarci in realtà. Mia sorella adesso sta vivendo là, ho
praticamente buona parte della mia famiglia che vive là. E sto iniziando a fare anche un po' di canzoni lì con un po' di persone. La musica quindi brasiliana è non è niente male. No, mamma mia. E lo Donji. No, no, e lo Donji ha incontrato l'Elo di Brasile. No, no. Ho provato, tentato. È molto divertente. Di dove sei? Brasile? Dove la famiglia? Dove è tua mamma? Mamma San Paolo. San Paolo. Sì, invece tu americano, tua mamma... Providence, Rhode Island. Non ho capito. It's near New York. Ah, near New Between York. Massachusetts and New York. Tra Massachusetts e New York. Yeah, sì. Providence. Quindi non parlano inglese loro, parlano New York. Tu però parli benissimo inglese. Sì, no, vabbè, perché lui da piccola mia mamma non parlava in italiano. Mio padre pure faceva un po' di fatica, però ci siamo arrivati, inglese e italiano. No, mi ricordo una cosa che mi è rimasta impressa da piccola, il disagio di un bambino che cresce in una famiglia dove i due genitori parlano due lingue diverse, ti perdi dei pezzi. Io mi ricordo in classe mi hanno ferito tantissimo perché io dicevo, oh, mi sono fatto male un cen il mento, e i bambini mi hanno preso in giro per sempre e io non ho mai più detto mento per anni. E poi pochi anni che io nella mia vita ho il coraggio di dire mento, questo è un mento. Capito? Ma che bello, bella. Una bella storia, una bella storia. Una finita bellissima bene. Storia finita moderna. Bene, finita. Sole ci sta guardando. No, perché io pensavo che sono di Velletri. Quindi io... Sì, non... Anche lì mento si diceva in un altro modo, ma ora non ricordo. No, ok, io lo volevo sapere. Tu invece in casa si parla solo italiano o anche... No, si mischia molto, anzi si inizia una frase in una lingua e si finisce in un'altra. È molto caotico il nostro parlare. Tu parli in portoghese, insomma, in brasiliano tranquillamente. Sì, e devo dire che i miei hanno deciso, cioè entrambi sono... arrivano da due culture molto passionali, quindi anche nel modo di parlare siamo molto... Ah, molto... C'è molta veemenza nel dire le cose. Sì. Beh, ti dici una frase in portoghese, dici una frase in brasiliano, quindi in portoghese. O che sei che ufali? Ah, per dirla bene? Cosa vuoi che ti dica? Ah, che sei ufai? O chi vuoi che ufali? È subito una canzone, una musica. È molto musicale, infatti a scrivere è veramente più facile. Ragazzi, Com'è? Sì. È più facile scrivere in portoghese. No, com'è che si dice? O ci sei, o ci fai. O ci sei, o ci fai. No, ma come cosa vuoi che ti dica? No, brasiliano. Quella frase di prima vuole sentire Mara, che hai detto in portoghese. O chi você quer che ci digo? Sì. Una la mattina e una la mi sera. Mi dà un'idea. Cioè? Mi ha dato un'idea. Beh, poi te prima. Poi me la dici, vabbè. Signor Coriandoli. Pensavo era giapponese. Come giapponese? No, perché lei ha cantato questa... Tokyo, eh? Tokyo, no, non è giapponese, signor Coriandoli. Questa no. Gran bella ragazza. Non è giapponese, no. No, Herbert, parlava non è giapponese non perché... È. La canzone Tokyo. Tokyo, no. Ma mi sono innamorata di Tokyo. Perché mi intenerisce. E lei è stata a Tokyo? Mi fa venire in mente una storia della mia amica Marilu. Io a Tokyo, dico la verità, ci andrei subito. Ah, vedi? Perché io non mi intendo. C'è un pullman che fa bagno a cavallo? No, non lo so, non credo. Non lo so, si no, può, costerà un po'. Costerà un po', ci si può informare. Non però se lei chiede... Sì, può darsi. Non so, perché tramite la trasmissione... Chiediamo tramite la trasmissione se c'è un pullman, sì, una linea bagno a cavallo Tokyo. Non credo, ma insomma... No, però mi intenerisce Tokyo, mi fa venire in mente la storia della Marilu. Una sua amica giapponese? No, è di bagno a cavallo. Anche lei. Però... è legata al Giappone, dopo lo devo spiegare, perché si spieghi. Lei si è sposata in seconde nozze con Elmer. Seconde nozze? No, perché ha avuto questa fortuna che è rimasta vedova. No, no, sinceramente, dopo però si è ricascata. Si è sposata. Però questo pezzo di ragazzo, Elmer, e insomma, lui c'era un certo momento, a una certa età, a 80 anni, che è ancora giovane, sì, voleva iniziare a fare sport. Vabbè, va bene, si mantiene in forma. Un po' di Pilates? No, Pilates no. No, yoga? No. Lo yoga no. Non so, bocce? Bocce? No. E il karate? Il karate? Sì, le spiego, perché loro sotto casa... Sì? Intanto, per cominciare, lui si è appassionato di karate perché di notte, sa... è giovanile, però 80 anni, non dorme tanto, allora guarda questi filmati del karate. Ah. Ha-da-ho! Sì, ho capito. Ha! Ah. Ho-do! Anch'io li guardo. Si è fermato, si vede. Si è fermato proprio a un millimetro. Ha-do! Perché
Oh, lo mantengo in fede, come reagisce? Si ferma esattamente a un millimetro. Guarda. Lo poteva ammazzare. È professionale. Lo poteva ammazzare. Lui li guarda di notte, si è appassionato. È agevolato dal fatto che loro sotto casa hanno questa struttura, si chiama karate e arti sushi e arti marziali. Sushi e arti. Sì, perché pranzo cena ristorante giapponese. Pomeriggio. E dopo pomeriggio fa le arti marziali. Ah, ho capito. Allora, sushi e arti marziali. Sei iscritto. Sì. E doveva fare il saggio poco tempo dopo che si è iscritto, solo che purtroppo lo facevano solo per gli, si dice, under 12. Sì, per i bambini. Per i bambini. I bambini, lui 80 anni, un po' superato. Ci è rimasto male. 80 anni. Meglio così, però, dai. Ecco. Dopo la Marilù, proprio coincideva la moglie, no? La moglie col compleanno del marito Elmer. Sì. Allora cosa ha fatto? Ha portato il pigiama, proprio il materassino giapponese. No, il pigiama, il kimono, il pigiama. Il pigiama, ah, il kimono. Non, queste cose. Non... Hai visto? Come famiglia non abbiamo... No, ma... Non... Siamo contrari. Ma... Si chiama... No. Si no, chiama no, kimono. No. Dopo si comincia così, poi non sai dove è finito. No. Perché dopo vieni nel letto, queste no, cose. No. Va bene, comunque. Non abbocco. Non la fai fessa. Anche come famiglia sono contrari. Va bene. Allora dopo ha portato il materassino e tutto l'occorrente per sta festa. Lo avevo organizzato, la Marilù, anch'io ero partecipato. Sì. Ha detto, una festa, evviva, una festa il compleanno. Una festa giapponese? Una festa tipica giapponese. Lui non avevamo il giapponese perché non si trova qua. È difficile. Vabbè, abbiamo trovato un cinese che invece si trova. Vabbè, sono due cose diverse. È uguale. Ma non è uguale. No, no, più o meno. Non è uguale per niente. Tanto la lingua non si capisce uno. Vabbè, ma non è che non è, però non è uguale, sono due cose molto diverse. Vabbè. Vabbè. Allora, questa usanza così allegra, questo cinese ha detto adesso evviva, uno, due. E c'ha questo mattone che lui deve rompere con la testa, il mattone. Ma chi? Elmer. Ha 80 anni. Allora, lui da giovane era paracadutista. Ho capito, ma... Allora ha fatto uno, due, tre, tac, ha dato la botta, si è spaccato in due, no. Perfetto. Cioè il mattone è spaccato in due? No, Elmer. Ah, Elmer. Ma proprio sembra era un'opera d'arte. Ma poi con la testa, con la mano. No, hanno provato, dopo lì siamo in ma famiglia. E cos'è successo dopo? Ah, si è spaccato in due, ha provato col Vinavil. Ma però una cosa rotta non la metti insieme. No, ho capito. No, è andata bene perché dopo... La cena era giapponese tutta fredda e ha perso un po' di tempo, abbiamo mangiato. Cioè, e non avete buttato via niente? Non abbiamo buttato via niente. Non si è raffreddato? Non si è raffreddato niente, è stata questa bella festa e tutti contenti. Elmer? Elmer? Non si può salvare tutto un po'. Ascolti. Portanto che abbiamo fatto una bella festa, Elmer è rimasto così, due. E sembra vivo. Lapo, ti vedo soddisfatto. Io seguo sempre con piacere queste storie di vita, mi piacciono è molto. È di vita tanto poco. La signora, di vita è poco. È sempre un piacere ascoltarla. Sì, quindi però... con grande piacere. Alla Factory si ascoltano date sempre storie che ti aprono la mente. Esatto, ti aprono la mente. Storie che aprono la mente. Herbert, ballerina, ciao. Ciao. Ben trovato. Ciao. Bentrovati a voi. Dunque, tu hai entrato Herbert Ballerina e il nome, cioè da dove ti arriva sto nome? Per fare una cretinata. No, perché in realtà con Maccio eri. Sì, con Maccio noi facevamo Maccio Capatone. Sì, noi facevamo i trailer dei film, facciamo i finti trailer, quindi per scimmiottare magari i nomi americani tipo Michael Douglas, noi ci chiamavamo Maccio Capatonda, Herbert Ballerina, Rupert Chamena e poi ci sono rimasti appioppati purtroppo. Per sé. Senti, ora volevo farti vedere delle cose, però c'è prima la pubblicità, so che ci tieni. E immaginavo.
Che ci tieni? Musica. Come no? Lapo, fai tu, va. È la pubblicità, cioè dire l'anima del commercio, è perché questo ci siano i consigli del commercio. E noi restiamo qua aspettando di vederli. Vi aspettiamo. Rai 3. No, siamo sul 9 siamo ancora. Per basta. 9, 9. Basta moltiplicare per 3, 3 per e 3. Ci troverete prego. Tra pochi secondi. Vai. Ma il mio cuore è amaro, un disordine raro. Io non vedo il denaro, ma il mio cuore è amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Mi perdo dentro di me cercando lucidità nei momenti di estasi. Ho bisogno di godere. Herbert ballerina, no, voglio dire una cosa, la nostra scenografia, mi chiedono tutti, queste sono fotografie bellissime. Sì. No, cosa? Sì, bellissime. No, no, dico. Cosa ho detto? No, di di Massimo Listri, che è un genio della fotografia e che ci presta le sue opere. C'è una mostra peraltro di Massimo Listri, eccola qua, che voglio far vedere. Firenze, 8 febbraio, 8 marzo a Palazzo Vecchio, nella Sala d'Arme, e ve la consiglio perché è veramente insomma, è un artista bello. Oltre che molto generoso. Non possiamo dirgli di fare le foto del matrimonio. No, non credo. Gustavo. Dicevi, scusa? No, dico, la fatica è stampare le foto e attaccarle. No, quello facciamo noi. Lo facciamo noi. Scusa. Oh. Magari la foto del matrimonio da Massimo Listri, grazie. Mica male. Chiediamogli. Adesso volevo parlare di Herbert Ballerina, sì. Però scusa, ti devo interrompere. Lo so, mi immaginavo. No, perché mi hanno detto, sai che sono sandoriano? Sì, lo so. Molto. Molto, molto. Ho capito. Ecco, mi hanno detto, esagerare. Quindi non dirai mai del documentario sul Genoa. Dico, ma invece certo che lo dirò, molto volentieri, che sarà al cinema dal 29 gennaio al 4 febbraio, quindi pochi giorni. Bisogna fare presto. Del Grifone. Genoa comunque ovunque, per la regia di Francesco Raganato, è un documentario che racconta la storia. Herbert Ballerina? La storia. No, c'è Herbert no, no, sì, non numero c'è. 9. Racconta la storia della squadra del Genoa, certo, e quindi dal 29 gennaio al 4 febbraio. L'ho chi detto. Bravo. Ecco. Bravo. Bene. Bravo. No, volevo parlare di Herbert Ballerina. Che non so che. Però c'è una cosa prima. No, che no, devi no, fare. No. Vero? Il pavimento qui chi l'ha messo? Su Prime Video, sì. C'è un ma un po' di pubblicità mettiamo. No, bueno, adesso c'è un film che si chiama Dobbiamo stare vicini, ne abbiamo già parlato perché sì. Uno dei protagonisti. Sì, insieme a Biagio Izzo e Paolo Conticini. E Paolo Conticini è Francesco Paolo Antoni. Io ho detto, rammaricandomene, che però ho dovuto riconoscere che è proprio bravo Francesco. Ma grazie, sei troppo buono. Però c'è un momento del film sì. Molto divertente. Molto. Credo sia il momento più divertente. Sì. Mi hai tolto le parole di bocca. Mi hai tolto le parole di bocca. È una cosa che abbiamo detto a 2 o 3 attori. La tua scena è quella più divertente del film. L'avete già e detto. Tutti e 2 o 3 ci credono. Perché sarà il pubblico allora a decidere. Adesso ve la faccio vedere. Però prima arriva sinossi, no? I due vicini di casa, sì. Tu e Biagio Izzo, avete scoperto un intercapedine tra i due appartamenti qualcosa. Che dividono le vostre proprietà. Le nostre, c'è qualcosa. Dillo tutto con le parole tue. Avete scoperto un intercapedine. Un qualcosa. Nella quale c'è qualcosa di molto prezioso. Molto prezioso, probabilmente. E in questo, quindi, probabilmente, c'è in questo intercapedine di molto prezioso un numero di telefono. Questa lotta intestinale per. Ma questo. Questa lotta interiorizzante questa lotta tra i due vicini per contendersi quello che potrebbe essere il codice di un tesoro oro. Dunque vanno però fanno dire notaio, ma non ce la fa no se vanno da un notaio insomma, no, che notaio? No vanno in giro vanno alla ricerca fino ad arrivare a un direttore di banca interpretato da Herbert Ballerina la scena madre diciamo. Vanno dal direttore di banca interpretato da Herbert Ballerina e succede questo la scena più bella Bravo. Sai che abbiamo trovato no, questo film ve lo consigliamo Dobbiamo stare vicini su Prime Video ma abbiamo trovato un video con Maccio il momento che ha stampato il nome proprio Herbert Ballerina nella mente di tutti, quando dicevi l'uomo che usciva la gente sì l'usciere l'uomo che usciva la gente l'uomo che usciva la gente ancora se lo ricordano quel video Dico bene, l'uomo
l'uomo che usciva la gente. Lui è napoletano, anche lui è napoletano. Io tipo napoletano. Molto tipo. No, però tu tifi tipo. Napoli, no? Sì, tifo Napoli. Napoli, tifa Napoli. Lui tifa Napoli per davvero. Bravo, come dovrebbe anche la maglietta autografata. Tu hai la foto con Maradona, no? Io non ho la foto tu con ce l'hai con Maradona. Io sì, con Maradona. Sì? Sì, sì, fotomontaggio. Sì, sì. Careca, no, Lavezzi. Sì, tutto fotomontaggio. No, che fotomontaggio? Tutte foto vere. Tutte foto vere. Vabbè, abbiamo il filmato dell'uomo che usciva la gente. Andiamo. Come era giovane. Qui è dove è iniziato come tutto. Come eri giovane, come eri giovane. Sì, con questo capolavoro. Capolavoro assoluto. Tutto. Senti, invece fra voi due dove è iniziato tutto, fra te e Mara? A Italia's Got Talent. Italia's Got Talent. E voi, cioè, tu hai una passione per Mara pazzesca. Io mi fa impazzire. Mara le voglio davvero bene. E anche tu vuoi bene. Mi auguro che sia reciproco. No? Sì, certamente sì. Sì, sì. Sì, è forte, forte. Poi lui è bravo, quando racconta la rava e la fava che ti fa venire due palle solo più perché spiega parte della preistoria. Però fatto, è bravo, è bravo, sì. Bravissimo. Avete fatto LOL. Abbiamo LOL, fatto LOL. Sì. Eh sì, tu, lei mi hai fatto vedere tu, le marron glacé, le palle tue, l'ha mai fatto. Sì, sì. Sì, è perché, vedi, perché sei... Ho capito. Non arrivi a uguale. Allora, vogliamo vedere delle immagini che raccontano la vostra storia? Ah, la sì. Vostra storia. Bello, la vostra storia. Nostra storia. Gaia, vuoi presentare tu le immagini che raccontano la loro storia? Certo. Vai, grazie. Questo amore palese tra due artisti della nostra penisola che hanno portato... ancora più empatia e sorriso nelle case degli italiani. Oh, brava! Bravo. Wow, che bello, grazie. Bravissimo, bravi voi. Grazie del film. Bravissimi voi. Vi devo far vedere da un bravo medico. Perché? Perché faccio delle robe che... No, non farti da nessuno, rimani così. Esatto, rimani così. Senti, dal mago Sole, due cose voglio dirti. Uno, no, che... quando vieni tu con i tuoi fratelli è per noi anche un'occasione meravigliosa per parlare di tuo padre perché cioè ma non più che per parlare per vederlo un po' ci manca tanto immagino quanto manchi a voi ma insomma noi come spettatori perché ogni volta poi Ugo Tognazzi è stato veramente gigantesco grandissimo, no, grandissimo. Poi gigantesco poi grandissimo secondo me ogni volta si scoprono delle cose poi di no, ti ringrazio però per la foto. Questa non l'ho scelta io, eh. No, no. Però chi l'ha scelta ha fatto bene, bella. Eh? Bella foto. 18 anni, 19. Trovaianica. Te lo ricordi dal costume? No, no, mi ricordo benissimo che lui non voleva fare un era un servizio fotografico, fra l'altro è venuto a mancare poco dopo, pochi mesi dopo, e mi chiese, ti prego, fai le foto con me. Io che, come vedete, ho una strana posa. Che non... Sì, non eri entusiasta. Non è... Però mi sono trovata messa in mezzo e alla fine ho detto... mi prese, mi ricordo benissimo quel momento, mi prese e mi disse ti prego vieni qui fai le foto con me, un trauma micidiale, 10 minuti di trauma. 10 minuti di trauma, certo. Senti, e fra le mille sequenze che potevamo scegliere, insomma non so poi perché, ma insomma alla fine abbiamo deciso di far vedere una scena classica dai Nuovi Mostri, l'episodio dei Nuovi Mostri, quello girato da Ettore Scola. Tra l'altro, insomma, la mia vita fortunata, l'affetto che c'era con Ettore Scola è un regalo che mi è arrivato da questo mestiere. Allora, volevo farla vedere al pubblico, soprattutto ai più giovani, anche qui, ai ragazzi. È una scena meravigliosa con Gassman, meravigliosa. Meravigliosa, mamma. È incredibile. Incredibile. La scena è incredibile. Incredibile questa scena. Beh, cioè Celebrity Chef è da molti anni che è in onda. In un certo senso sì. Allora, una curiosità, poi torno da Sole, volevo far vedere ancora una scena del film e poi abbiamo Nino, ma prima una curiosità che tutti quanti, la storia con l'alieno, sì. Poi l'ha pagata la multa o no? No, non solo non l'ha pagata, ma devo dire che questa settimana non ho avuto notizie e sono abbastanza amareggiato per questo, che se n'è andato e non ha pagato la multa, sto strunz. No, in senso affettuoso, si può dire. Ormai siamo abbastanza... Un'offesa intergalattica? No, ma non è un'offesa da... Cos'hai detto? Sto strunz... È offesa intergalattica. Ma no! È offesa intergalattica? Sole, è offesa intergalattica? Facciamo una brutta figura internazionale. No. Bravo, interplanetaria. Matteo, è offesa interplanetaria? Polizia? Io non me ne intendo, ma come mi sembra... Lucrezia? Dal mio... Sì.
Ti giuro tra di noi, su Strunz è una roba affettuosa. Però non ha pagato la multa. Non ha pagato la multa, non si è fatto vedere su Strunz. Ancora? No. Come definirlo? Insomma, voglio dire... Lapo, ma non si parla così. No, perché comunque bisogna accogliere sempre le persone che vengono da fuori. Ma quando... Questo è un segno di chiusura. Accoglierò, quando ritornerà glielo dirò, su Strunz che non paga le multe, insomma, veramente... Scusate. Cosa sta succedendo? Scusate, cosa sta succedendo? Scusa Fabio. Cristiano D'Alisera, il nostro regista, cosa ho fatto? Stiamo ricevendo un segnale fortissimo dallo spazio. Wow. Probabilmente da un'altra galassia. Ah. Ed è diretto proprio al tavolo. Ah. Un segnale intergalattico? Certo. Questo è il processo. Ma dai, così sembrerebbe. Molti fanno il è un segnale video o radio? È un segnale video che ci arriva. Ce lo puoi mandare così com'è, in diretta? Sì, ci proviamo. Grazie, no? Vediamo se riusciamo. Adesso. Sì, Discovery Channel, ragazzi. Ma vero? Non si capisce. A me è parso molto chiaro. No, c'è un'assonanza. No, è assonanza. Sarà un linguaggio, sarà un messaggio ovviamente di amicizia. Amicizia? Sì, non si capisce bene, però... Gaia, secondo te cosa ha detto? Ma no, è che probabilmente l'intelligenza artificiale nel tradurre sì, è andata al francese. Brava, esattamente. Tifi Napoli, che cosa ha detto? Ha detto Strunz si tu. No. Frank, tu che tifi Napoli, che ha detto? Strunz si tu. Napoli, che cosa ha detto? Strunz si tu. Quello che ha detto Frank e Herbert. Ma cioè, pare che un extraterrestre si metta a dire tu sei Strunz. Ma che? Ma dai. Mara, no, che cosa ha detto? Assolutamente sì, stronzo sei te. L'ho tradotto in lombardo. In lombardo. Comunque, questo alieno mi pare di Napoli dintorni. Adesso vorrei dire. No, perché stronzo è come taxi, è stronzo in tutto il mondo. Ma poi dice taxi e basta. Frequentando me, ascoltando me, ha preso delle mia. Allora, ma non volevo ricordare che da giovedì scorso al cinema c'è 10 minuti il film di Maria Sole e Tognazzi. Volevo far vedere ancora una scena del film, abbiamo detto prima, questa donna viene lasciata dopo 18 anni dal suo compagno, lui la lascia, ma lei nemmeno se ne accorge, è un momento intensissimo nel film, e, ma dicevo al tempo stesso è un film intenso ma delicato e anche a tratti divertente, ve lo voglio mostrare e vi consiglio davvero di non perdervelo al cinema. 10 minuti, prego. Di nuovo Strunz. Stronzo sei te. Stronzo no, sei Mara, te. No. Lui sembra così, ma devi... Io ho visto il film. Allora non ho visto il film. Devo vedere il film. Allora, no, dovete andare a vedere. Ritiro lo stronzo perché... No, ma non solo non lo è, ma c'è... c'è una motivazione. Ma c'è anche un legame fortissimo in realtà, no? Devo dire... La bravura straordinaria di Barbara Ronco. Bravissima. Sì. Tra l'altro il film di Bellocchio è stato candidato a César 2 giorni fa, dove lei aveva rapito, dove lei era certo, straordinaria. Sì, è vero. Peraltro rapito, altro bellissimo. Bellissimo film. Bellocchio, sì. Bellissimo. No, pensavo, cambiando discorso... Scusate, ma sono innamorata io dei miei attori, quindi quando li vedo, me sono loro, non c'è nient'altro. I film si fanno solo ed esclusivamente con gli attori. Ma prima quando hai visto tuo papà, no? Sì. Tu che cosa hai capito di lui? Adesso che sei un'adulta, che fai il mestiere... Insomma, come... Ho capito tante cose molto molto tempo dopo. Non ho avuto il tempo di capirlo quando c'era, ma l'ho capito dopo. L'ho studiato, ho fatto quel documentario, ti ricordi? Ricordo che benissimo. Presentai qui, e parlando proprio con Scola, parlando con tutti quei grandi registi, non ho scoperto delle cose nuove, però l'ho realmente capito dopo. E poi hai anche... Abbiamo mangiato delle cose, lo devo dire, il maial tonné. Il maial tonné. Il maial tonné. Le cotolette di balena, panate. La balena, no? Balena. La balena. Cotolette di balena. Orecchia di balena, no? Cotolette di balena, ve lo posso... I coglioni di toro. Wow! Cioè, uno tornava da scuola invece di mangiare... Pasta in bianco? Pasta al sugo? Sì, c'erano i coglioni di toro, era così. E qui tu non hai mangiato per anni? Ho raccontato quella volta te l'ho raccontato nel mio compleanno dei 5 anni, dove lui ha riuscito a fare delle tartine con un patè di fegato, poi c'erano tutta una serie... E i bambini iniziarono a vomitare dietro la siepe. Certo. Allora io a un certo punto ero piccolissima, andai da lui dicendo scusa papà, ma cosa hai fatto? Perché i bambini stanno vomitando tutti, stanno dietro le siepi che vomitano. Lui si girò e mi disse, Maria Sole, i tuoi amici non capiscono un cazzo.